Un Chieti da due volti deve accontentarsi di un punto al comunale di Civitanova contro la Sangiustese, che qui non ha mai vinto e che non aveva approcciato nel migliore dei modi la gara. La Sangiustese, alla ricerca di continuità dopo la vittoria sul Monte Giorgio di 7 giorni fa, perde poco prima del via Mengoni per uno stato influenzale, oltre a Perfetti e Pezzotti. Allora Senigallia si schiera la coppia Scognamiglio-Patrizi in difesa, il figlio d'arte Alessio Palladini a centrocampo insieme a Bambozzi e Presmans, in avanti Mingiano assistito da Boschetti e Romano. I neroverdi, che non vincono da 6 giornate, 3 pareggi e 3 sconfitte, devono fare a meno di Ricci e Vitiglio. Grandoni allora conferma il 4-4-2 con il rientrante Venneri e Fantauzzi al centro della difesa. A centrocampo la qualità e l'esperienza di Milizia, Mazzolli e Bacicalupo. In avanti Bruni e Traini, dirige Dorillo di Torino. Parte forte il Chieti, che dopo 8 giri di lancette sblocca subito l'incontro. Venneri da calcio d'angolo impegna Chiodini. Si accende una mischia in aria dove Traini è il più lesto ad arrivare sulla palla e a realizzare il gol dello 0-1, con l'attaccante neroverde che ritrova il gol dopo 9 giornate. La Sangiustese, accusato il colpo, si fa vedere in avanti al 20° quando Mingiano conclude verso la porta, ma il tiro viene ribattuto da Fantauzzi. Passano 5 minuti e ancora Sangiustese con Palladini che prova in acrobazia, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire l'estremo neroverde. Ma il Chieti di questo primo tempo è cinico e ancora da calcio d'angolo arriva il raddoppio dei ragazzi di Grandoni, di nuovo con Traini ancora una volta il più lesto a raccogliere in area di rigore e battere con il mancino Chiodini, che comunque era arrivato sulla palla. In avvio di ripresa Senigallia ridisegna l'assetto tattico passando ad un più offensivo 4-2-4. Grandoni risponde mandando in campo Di Marco per Traini, lasciando in avanti il solo Bruni. La Sangiustese cerca di riaprire la gara in qualche modo, ma le offensive del rossoblu risultano timide per impensierire Chiodini, come al 29° quando da fuori ci prova Palladini, ma telefonato per creare problemi ai neroverdi ospiti. Al 30° il primo brivido della ripresa per la truppa di Grandoni, quando Pomiro, in girata dal limite, mira l'incrocio dei pali, dove vola Camerlengo a sventare la minaccia e l'avvisaglia al gol, che arriva un minuto più tardi quando Dorillo di Torino ravvisa gli estremi per il calcio di rigore per un fallo di Patrizi su Venneri, con quest'ultimo che viene ammonito. Dell'esecuzione se ne incarica Pomiro, che batte centralmente Camerlengo. La Sangiustese ci crede e continua a premere sull'acceleratore, ma è ancora da palla ferma che i rossoblu vanno in gol. Fallo di Marzola al limite dell'area di rigore, punizione affidata a Pomiro, che con il mancino trova una traiettoria bellissima all'incrocio dei pali alla sinistra di Camerlengo per il pareggio della squadra di casa. Questa è l'ultima emozione con il Chieti, che per la 7ª gara consecutiva non riesce a portare a casa i 3 punti, mentre la Sangiustese dà continuità di risultati alla vittoria contro il Monte Giorgio. Nel prossimo turno il Chieti, sul neutro di Città Sant'Angelo, affronterà il Fiuggi. La Sangiustese se la vedrà con il Giulianova. Mister, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno, perché la partita si era messa totalmente vuota nel nostro bicchiere, visto che nei primi 2 calci d'angolo noi ci siamo trovati sotto di 2 gol. Era una partita complicatissima contro una squadra tra l'altro solida, che non prende gol facilmente, quindi me la son vista molto brutta, ma i ragazzi sono stati molto bravi, con pazienza hanno continuato a giocare, noi abbiamo fatto una buona partita oggi. E devo fargli i complimenti ai ragazzi, perché non era veramente facile e sono stati all'altezza, hanno avuto senso di appartenenza, grande determinazione, la voglia comunque di recuperare una gara che per noi era fondamentale. Mister Grandoni, un Chieti da 2 volti, il primo tempo avete giocato, avete creato tanto, nel secondo vi siete un po' rintanati dietro, non siete riusciti a ripartire mai e sono arrivati anche poi 2 gol della squadra Sangiustese, che è arrivato a questo pareggio. Sì, 4 calci piazzati, 2-2, la partita è finita così. Quindi noi in questo momento siamo, come ho detto anche la settimana scorsa, in cudine, quindi dobbiamo prendere, tra virgolette, calcisticamente parlando. È innegabile che oggi, se non commentiamo alcuna ingenuità, noi la partita non la pareggiamo mai, e i nostri avversari, nonostante un ottimo palleggio, non l'avrebbero mai pareggiata, perché il campo stava dicendo quello in quel momento, tranne un'occasione su un tiro da fuori nella ripresa, però è normale che noi siamo super amareggiati, non si può pareggiare una partita del genere, è la prima volta che forse voi la stampa che ci seguite mi sentite un pochino anche un po' amareggiato a dire magari determinate cose, sempre con la massima lucidità e senza mai, tra virgolette, attaccare nessuno in particolare, però le situazioni continuano a ripetersi, il che significa che ci dobbiamo mettere mano ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo. Ma di quello che c'è bisogno, io lo so la società, lo sappiamo tutti quanti, ma soprattutto c'è bisogno
di ritrovare quella serenità che avevamo fino a 20 giorni fa, fino a qualche partita fa, assolutamente. Traini, questa sostituzione per problema fisico, per scelta tattica? Traini mi ha chiesto il cambio al 25esimo del primo tempo. Okay. Al 25esimo del primo tempo Michael mi ha chiesto il cambio. Rispondo, come ho sempre fatto, con estrema chiarezza.